Continua il nostro viaggio per vedere come stanno ripartendo i quartieri della capitale con Rossella Santilli. Siamo andati a Casalotti, quadrante nord-ovest della città. Vediamo. Casalotti, 35.000 abitanti, una città media italiana dove le case sono spuntate come funghi inizio anni 60 tra i campi. Casalotti, che borgata è? Beh, ormai noi ci sentiamo parte integrante della città. Poco borgata, medio-alta, dove il commercio è ben impostato. Io poi sono 40 anni che sto qua, per cui ho visto l'evoluzione della piazza. Certo, le difficoltà ci sono, ma c'erano già prima del Covid. Anche qui il commercio ha registrato momenti bui durante la pandemia. Il fornaio ha sempre garantito pane e pizza nel lockdown. Non è lo stesso lavoro di prima, perché indubbiamente è lavoro specialmente per chi non ha potuto aprire durante il lockdown. Un 20-30% sicuramente sotto siamo. La gente di Casalotti sta scegliendo il negozio di vicinato. Sì, c'è una tendenza al contrario qui a Casalotti, però io devo offrire anche il servizio e la qualità. Perché tanti fanno che in periferia la gente magari è meno esigente di come stanno al centro, non è così. La gente di Casalotti si divide in due parti, c'è chi sta bene e stava bene prima e che tutto sommato riesce, ha ripreso, e lo vediamo che su alcuni prodotti appunto continuano a spendere senza problemi, mentre invece c'è una parte che non la vedi più. Questa crisi ha fatto riscoprire i negozi di vicinato, per voi un ruolo ancora più forte sul territorio. È vero, perché il non potersi spostare ha fatto capire alla popolazione che alcune cose si possono trovare sotto casa. Molti di questi commercianti, di questi artigiani, hanno della qualità nei loro servizi e nelle loro forniture. Anche la libreria, dove dal 1992 sono passati tanti protagonisti della cultura italiana, ha avuto un ruolo. Quando ho potuto cominciare a fare le consegne a domicilio, c'è stata una risposta del quartiere molto forte. Sembrava Natale. Poi adesso siamo un po' tornati alla normalità. Ci vuole più coraggio o più follia per tenere aperta una libreria a Casalotti dopo il Covid? Coraggio. Follia no, perché comunque a me mi piace. E speriamo bene.